Ora, io mi ero prefissato di parlare di quello che era successo di fatto nel lasso di tempo fra Lamezia Terme, il precedente congresso in cui mi era stato chiesto di accettare la carica di presidente onorario, e quest'anno. I grossi cambiamenti, ovviamente, alcuni grossi cambiamenti ci sono stati, e sono stati, come potete immaginare, all'estero, perché in Italia grossi cambiamenti non ce ne sono stati. Anzi, come accennava Michela, anche il successo che pensavamo ormai di aver portato a casa della modificazione del piano sociosanitario toscano, non si sa bene come sia successa la cosa, ma di fatto è un successo a metà. Perché l'inserimento dell'intersex, della voce intersex nel piano sociosanitario per noi era ovviamente un'enorme vittoria, e di fatto sembra che sia stata pubblicata una bozza. Come diceva Michela, non hanno risposto, e questo è il problema forte e grosso che noi abbiamo con le istituzioni, che le istituzioni non rispondono molto spesso. E qui io vedo diciamo, l'aiuto che posso anche ricevere da un'associazione come Certi Diritti, che ha una capacità mediatica, siamo su Radio Radicale, quindi importante. Non in questo istante, ma lo saremo. Senza contare le capacità delle persone che compongono questo gruppo. Io ho trovato una grande capacità, grandi conoscenze delle persone che compongono questo gruppo, quindi sono anche onorato che magari rinnovata la richiesta di, come dice Enzo, di insomma, essere presidente onorario anche per l'anno prossimo. Però tornando ai grossi cambiamenti che invece ci sono stati e sono molto importanti all'estero, è un segnale appunto, per esempio quello che ha detto il commissario, di cui abbiamo visto il filmato prima, alcuni importanti essenziali cambiamenti sono come diceva Miriam, la veloce crescita di questo gruppo, la progressiva organizzazione della comunità intersex che sta prendendo voce sempre più forte, dice e vuole e reclama diritti. E la nascita infatti di OI Europe, che è sostanzialmente tradotto in italiano Organizzazione Internazionale Intersex, europea, è un segnale molto 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 importante, perché racchiude ora 15 paesi europei, che non sono pochi. Insieme all'Italia c'è per esempio la Bulgaria. Cioè, è un segnale importantissimo questo. Abbiamo avuto la possibilità tramite ILGA di parlare con molte istituzioni estere, ovviamente, perché non si presenta in certi consessi, ma per adesso almeno. E sono occasioni importantissime. Anche i fondi. Io mi sono reso conto che la stragrande maggioranza, quasi tutte, le associazioni che fanno parte, che sono cofondatrici di OI Europe, hanno vinto un bando che di nuovo non è italiano, di un'associazione che di nuovo non è italiana. E nessuna di queste associazioni o fondazioni che finanziano sono italiane. Ora, mi direte, non ci sono soldi in Italia. Ma non è che tutti gli altri stiano veramente così tanto bene. È semplicemente che c'è anche un momento di estrema attenzione fuori dall'Italia per la tematica intersex. Stanno ascoltando tutti, sono le fondazioni, sono le istituzioni che vengono a chiedere, parlateci, raccontateci, diteci di cosa avete bisogno. Il momento è estremamente propizio, estremamente propizio. In Italia abbiamo invece una situazione non solo incancrenita da anni, ma questo momento storico è veramente tragico. Abbiamo fatto cenno e parlato ampiamente ieri di tutti questi movimenti essenzialisti, e forse non lo so neanche, comunque integralisti religiosi di sicuro, con questa favola del genere, questa lotta supposta non a caso, teoria del gender che insomma rendono, non solo rendono la vita difficile a chiunque, perché a chiunque voglia fare un minimo di informazione, non voglio azzardarmi a parlare di educazione, che sarebbe meraviglioso e sarebbe corretto, ma non voglio essere
non voglio essere tacciato di presunzione, ma di fatto questa cosa, questo aspetto, questa favola, questa paranoia di questa teoria gender ha un effetto devastante anche sulla questione intersex, perché si affronta sempre questa tematica pensando a quelle che sono le differenze di una persona che ha un orientamento sessuale diverso, a quanto possa essere presa in giro o stigmatizzata in quanto trans, in quanto identità di genere diversa, ma non ci si rende conto, non immediatamente, non viene immediatamente il legame automatico dell'effetto che ha sui corpi dei bambini che invece sono intersessuali, che quanto sia potente la spinta verso i genitori, di quanto venga amplificata la spinta culturale verso i genitori al voler modificare i bambini. L'anno scorso alla Lamezia mi fu chiesto, per esempio, cosa ne pensassi della legge tedesca, che permetteva appunto non tanto l'istituzione del terzo genere, quanto il lasciare non barrata la casella della scelta MF, nel genere da segnare. E io risposi che secondo me poteva essere una cosa pericolosa, perché in qualche modo riusciva a creare uno stigma aggiuntivo, il non essere assegnati, l'essere marchiato in un altro modo sostanzialmente, poteva spingere, ci poteva essere, immaginavo, il pericolo di spingere i genitori a correggere ancora di più, ad aumentare questa spinta sociale e culturale verso i genitori. Bene, ad Atene ho avuto modo di confrontarmi con gli attivisti tedeschi e vi posso dire che sta esattamente succedendo questo. Oltre ad avere tutta un'altra serie di problemi, per esempio ci sono delle persone adulte che in quanto intersessuali scelgono di cancellare l'identificativo di genere sui documenti. E questo comporta il fatto che, con chi si sposano per esempio loro? Cioè c'è una mancanza proprio totale di legislazione, si stanno creando le domande e ancora alle risposte non ha pensato ancora nessuno. No? No. Detto ciò, tornando alla questione dei bambini, però tedeschi adesso, ci sono state dal momento che è uscita la legge 3 registrazioni, mancate registrazioni se vogliamo, 3 non scelte. Pochi mesi fa è venuto fuori che di queste 3 non scelte ne è rimasta una sola in bianco, quindi l'unico modo... Un anno. Questo cosa significa? Significa che in questo lasso di tempo, in un anno, è successo qualcosa che ha permesso l'assegnazione del genere sui documenti. E questo qualcosa, non ne abbiamo la certezza, ma molto probabilmente è un intervento medico, è un intervento di natura medica. Quindi questo dimostra che di fatto forse, non è che risolva il problema questo, forse per contro riesce ad aggravarlo. Quindi per in qualche modo anche riallacciarmi a quelle che sono tutte le tematiche toccate in questo congresso, ed è un po' il mio mestiere cercare le interconnessioni, non a caso il mio gruppo si chiama Intersezioni, perché le intersezioni, scusate se uso la X per abitudine quasi anche, sono quello che in realtà dà forza e sono la novità della forza. Mi spiego meglio. Il movimento italiano, che sia stato quello gay, che sia stato quello trans, che sia stato il femminismo, è sempre andato avanti frammentato. La nuova forza che dobbiamo trovare, inventare, che è quello che da dove arrivano le nuove idee, sono le interconnessioni, sono le contaminazioni fra le varie cose. E cosa voglio dire? Voglio dire questo. L'autodeterminazione lega tutti, da sempre, l'ho detto anche l'anno scorso, e questa cosa non è che sia cambiata nel frattempo. Trovo che il modo di fare politica, il modo di fare attivismo, il modo di fare informazione, che ha certi diritti, mi trova assolutamente d'accordo. Lo trovo il modo più giusto, più composto, più in un mondo di attivismo sguaiato, in un mondo di
insomma, mancano le conclusioni spesso delle cose, non c'è una linea chiara. Io trovo che questa associazione invece in realtà abbia un modo molto corretto e razionale di condurre le cose, per cui sono molto molto felice di farne parte e di essere entrato a contaminarmi di queste persone, di queste conoscenze e in qualche modo sapienze. Quindi io ringrazio tanto di essere potuto essere presente oggi, assisterò assolutamente, ci sarò anche domani, non voglio perdermi neanche 3 secondi di questo evento, di questo congresso, e sarò molto felice, Presidente Onorario o no, di continuare assolutamente a lavorare insieme a voi, perché è e sarà, sono sicuro, un'esperienza stupenda. Quindi grazie. Grazie Alessandro.